La tutela legale, le agevolazioni e sgravi fiscali per le persone con disabilità grave dopo la morte dei propri cari, le misure di assistenza, cura e protezione previste, i servizi sociosanitari garantiti nel territorio, tanti temi discussi insieme ad istituzioni, esperti del settore dal punto di vista legale e specialisti nel campo medico, il terzo settore e dunque le associazioni di volontariato che assistono le persone con disabilità e che si occupano anche del supporto ai familiari nel corso di un incontro promosso dal CEFPAS e Rotary Club di Caltanissetta, svoltosi il 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. L'incontro dal titolo Autismo e altre disabilità dopo di noi, confronto sull'attuazione della legge 112/2016, moderato dalla dirigente del servizio di comunicazione del CEFPAS Silenia Ingui, ha previsto l'intervento di numerosi relatori, una testimonianza diretta, i saluti istituzionali da parte del sindaco e dell'assessore al ramo del comune Nisseno, oltre che degli organizzatori dell'evento. È stata anche preannunciata la creazione di un portale per rendere tutte le informazioni utili facilmente consultabili. Abbiamo organizzato questo convegno informativo e propositivo per puntare l'attenzione su tutto il mondo della disabilità e su quelle opportunità che la legge 328 del 2000 e la 112 del 2016 offrono per intraprendere percorsi di autonomia affinché i soggetti disabili possano avere una vita serena, dignitosa, anche dopo la morte dei genitori o dei familiari che li accudiscono. Quindi un'attenzione a tutto il mondo della disabilità. Noi abbiamo voluto organizzare questo progetto per fare il punto della situazione nel nostro territorio e da qui poi partire per lavorare tutti insieme affinché le previsioni normative vengano realizzate concretamente. Il nostro percorso progettuale prevede dopo la creazione di un portale dove chiunque abbia necessità di informazioni, approfondimenti, assistenza amministrativa o anche sanitaria può inserire le proprie istanze, le proprie domande a un tavolo tecnico di persone specializzate in materia, soci del Rotary, ma anche rappresentanti delle istituzioni sanitarie, forniranno le risposte. Il Rotary ci ha proposto questa iniziativa e noi abbiamo colto la giornata dell'autismo per parlare di disabilità, per parlare di come formare il personale sanitario che si occupa dei disabili e per parlare dell'applicazione della legge 112 del 2016, la cosiddetta legge del dopo di noi, perché al dopo di noi bisogna lavorarci durante il noi. La cosiddetta legge sul dopo di noi in realtà non disciplina e non introduce nuovi istituti giuridici per la tutela dei disabili, ma prevede delle forme di finanziamento pubblico e degli sgravi fiscali. Per quanto riguarda la nostra attività di notai, in particolare sgravi fiscali per atti compiuti dai privati nell'interesse dei disabili gravi. Questi atti che sono indicati nella legge sono fondamentalmente i trust, i vincoli di destinazione e fondi speciali con contratti di affidamento fiduciario. Questi tipi di contratti sono agevolati dalla legge, nel senso che normalmente sarebbero sottoposti ad una imposta di successione e donazione, mentre è prevista una esenzione da questa imposta. Le imposte sono applicate in misura fissa. Sono poi previste altre agevolazioni fiscali che sono un po' al di fuori della mia professione, come quella delle polizze di assicurazione per il caso di morte. Se sono polizze stipulate nell'interesse di disabili gravi, la detrazione fiscale, che attualmente è del 19%, prevede una detrazione che aumenta da 530 euro a 750 euro annui. La legge prevederebbe anche la possibilità per i comuni di introdurre delle apposite agevolazioni per l'IMU,